Allora, buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti. Probabilmente qualcuno di voi è già stato qui, la professoressa sicuro, e questo ovviamente ci fa molto piacere. Dovete sapere che un nostro ex allievo del primo corso del 2009 si chiama Davide Gambino, è stato il regista del Bar del Cassarà, interamente girato nella vostra scuola, e che tuttora credo sia anche su piattaforma Rai Play, vero professoressa? Eccoci, magari le professoresse hanno memoria. È stata un'esperienza bellissima che ha richiesto un lavoro enorme e che ci ha gratificato molto, perché un nostro allievo che fa questa scuola di cinema qui a Palermo poi viene preso dalla Rai per realizzare una fiction, uscendo anche fuori un po' dalla mission del centro sperimentale. Io vi ruberò soltanto un minuto e poi lascerò la parola al professore San Mataro e alla direttrice di produzione del film che vedrete. Per dirvi grazie di essere qui, voi vi trovate in Sala Bianca. La Sala Bianca è stata un po' ribattezzata la Casa del Cinema Siciliano. In 30 secondi vi dico che cos'è e chi è il Centro Sperimentale di Cinematografia. È la scuola di cinema più antica al mondo, è nata 87 anni fa a Roma, in via Tuscolana, esattamente di fronte a Cinecittà, dove alla scuola di cinema si formavano tutti i mestieri del cinema: il regista, lo sceneggiatore, il direttore della fotografia, il montatore. E a Cinecittà si girava e a Venezia si mostravano i capolavori del cinema. Nel 2009, grazie ad una convenzione con il Comune di Palermo, la Scuola del Cinema apre una sede distaccata qui a Palermo e affida una missione precisa, quella di formare giovani registi per il documentario. Quindi, se qualcuno ha l'ambizione di fare l'attore, purtroppo deve fare il concorso a Roma e andare nella nostra sede di Roma, che ricordo è la più antica. Queste occasioni mi consentono anche di dire: diffidate da cose private, da chi vi propone di fare una comparsata in un film, perché poi a Palermo vogliono girare tutti i film e Palermo è uno straordinario laboratorio cinematografico. Per cui per fare un mestiere in generale e in particolare nel cinema bisogna fare un duro corso di formazione. La nostra è una formazione di eccellenza. Il nostro percorso dura 3 anni e chiudo, ed è equipollente alla laurea, per cui si accede con il diploma, quindi dai 18 anni ai 26 anni è il limite massimo dei candidati che possono partecipare alla nostra scuola. Prendiamo soltanto 12 allievi ogni anno. Il bando esce a maggio, esce per 2 mesi in pubblicazione e c'è una selezione durissima. Non voglio scoraggiarvi, ma abbiamo nei 3 anni un tasso di uscita quasi a zero, perché tutti portano a termine il loro percorso d'eccellenza e abbiamo altresì un tasso d'occupazione quasi del 100%. Non voglio darvi solo delle cifre per farmi bello o per essere troppo autoreferenziale, ma siamo l'eccellenza del cinema italiano e proteggiamo anche questo brand. I nostri insegnanti sono tutti maestri di cinema, non abbiamo insegnanti strutturati, quindi non abbiamo docenti fissi, ma abbiamo molti maestri di cinema che quando non girano i loro film vengono a insegnare ai nostri allievi. Io sono disponibilissimo per qualsiasi domanda. Quando ci sono queste giornate, professoressa, c'è sempre qualche giovane talento nascosto che ha la passione incredibile del filmmaker e soprattutto la grande palestra è il telefonino, che non dobbiamo usare per le scemenze ma per fare delle cose belle e raccontare la realtà. Perché siamo orgogliosi del documentario, e lo vedrete adesso con il film, perché è la magia di raccontare il cinema del reale rispetto al cinema di finzione. Qualcuno pensava che il documentario era un cinema di serie B. Ci fu un grande regista che si chiama Gianfranco Rosi che sdoganò questo concetto di cinema secondario rispetto al cinema di finzione e vinse a Venezia
il Festival Internazionale del Cinema con un film che si chiamava Sacro Gra, che era un documentario straordinario che raccontava la vita che c'è sotto l'autostrada che circonda la capitale. Vi invito a vederlo, poi ha fatto altri film come Fuoco a Mare, vinse l'Orso d'Oro a Berlino, e quindi questi registi di riferimento diventano per noi insegnanti, per giovani che raccontano la realtà. Sapete qual è la distinzione tra cinema documentario e cinema di finzione? Sostanzialmente cambia l'attore. Nel cinema di finzione è un professionista, nel cinema del reale è una persona comune, che diventa personaggio. Ho voluto lanciare questo, è chiaro che per le ultime classi facciamo anche le giornate di orientamento, quindi se volete, grazie al film di oggi, professore, poi possiamo rivederci e magari concordare una nuova visita. Grazie, lascio la parola al professore. Allora, io oggi mi trovo con voi per la scelta, diciamo, invece di scegliere solamente il gruppo CAI, sono il presidente della sezione CAI di Palermo, di esperienza la mia attività è speleologia, quindi sono un istruttore nazionale di speleologia e sono stato direttore della scuola nazionale, quindi in qualche modo mi sono occupato soprattutto di didattica, perché facevo l'insegnante, oggi in pensione. La bellezza di questo film mi ha stimolato, diciamo, la possibilità e l'idea di farlo conoscere ai giovani, diciamo, quindi alla possibilità operativa che eventualmente uno veramente può acquisire qualche cosa in più. E ho pensato, visto che c'è un ambiente di studio anche in francese, perché il film è tutto in francese, io ho visto il film, per me era una cosa eccezionale. Vi ripeto, è un documentario, niente di grande, cioè ha una tematica, la svolge, però porta nella sua composizione un linguaggio che per me è indispensabile non conoscere perché dobbiamo seguire assolutamente quello, ma perché è uno dei linguaggi che serve alla esplorazione, diciamo, dell'universo in qualche modo, e che ci dà la possibilità di esprimere un nostro linguaggio, perché ognuno di noi ne ha uno, relativo a quello di cui si occupa, relativo alla scelta che ha fatto, relativo a me, ma ha un linguaggio. Il linguaggio delle immagini è un linguaggio eccezionale. La nostra cultura viene fuori da quella che è l'esperienza visiva. Cioè noi abbiamo ricostruito tutta la cultura greca, diciamo, della storia comunque, della base italiana, grazie a questo sistema di vedere le immagini e tentare di capirle. Ecco, questa cultura dell'immagine per me è rimasta sempre, diciamo, non un'idea fissa, ma quella cosa per cui vale il sacrificio, ecco, per andare avanti. Ho conosciuto la Cécile per caso, perché avevano bisogno di noi speleologi per vedere il Canat. Noi li abbiamo accompagnati, come normalmente facciamo, per tutti quelli che ci chiedono, diciamo, di essere accompagnati giù. Poi una parte di questo film riguarda proprio il Canat, 3 minuti in 2 ore, quindi per dirvi esattamente quanto ci impegna. Però io immediatamente quando l'ho visto ho detto: sta cosa la dobbiamo far vedere, intanto al CAI, quindi a tutta la gente interessata all'ambiente alpinistico, speleologico, eccetera, però soprattutto ai giovani. Quando mi si è presentata l'occasione che la sala era questa e non poteva essere diversamente perché il giorno era... E allora la possibilità quindi per me era eccezionale, e a questo punto mi sono detto: vabbè, al CAI lo farò conoscere quando possiamo, intanto scegliamo quello che può essere un intervento dei giovani a vedere questa cosa. Quindi vi raccomando, non fatemi pentire, diciamo, ma vedo che c'è uno... che c'è una, che c'è un audio, diciamo, veramente interessante, cioè lo vedo con piacere. Vi ricordo, la mia attività è speleologo, docente di discipline plastiche, lo sono stato, scultore comunque come attività professionale. Per cui io sono uno che ha acquisito un certo linguaggio ed è bello che lo tramando agli altri.
dico prima che me ne vado un po' per la, per la storia, ecco. Quindi la cosa bella è questa, approfittatene e tentate di capire la cosa bella che poi magari vi illustrerà la nostra Cécile, che è il direttore di produzione di questo film, ma perché ha dei caratteri di offerta, diciamo, che sono particolari, già nel fatto di come ci presentano un loro capolavoro, cioè un capolavoro che io, avendo studiato arte, diciamo, gotica, arte in generale, perché ho frequentato l'Accademia, non conoscevo. Eppure studiamo l'arte, abbiamo studiato pure anche l'arte francese. Quindi non è difficile, dico, che queste cose vengono per caso. È capitato, approfittiamone anche per riconoscere e valutare meglio le nostre opere d'arte. Ora passo la parola. Buongiorno a tutti. Prima cosa, sono molto, molto contenta di essere qui a Palermo. La Sicilia adesso fa parte della mia vita. Sono stata ospita da Toto e sono molto contenta perché qui ho scoperto un popolo che ha dei valori incredibili di ospitalità, di generosità, e sono contenta di sapere che c'è una parte della storia francese legata a quella della Sicilia, e questa parte della storia non la conoscevamo in Francia, non è insegnata a scuola, e è stata una scoperta incredibile per noi, tutta la squadra. Posso aggiungere una cosa? Sì. No, volevo dire... No, era giusto. Volevo dire che abbiamo preso al volo questa occasione, l'abbiamo assolutamente colta, anche perché, a proposito, oggi noi ospitiamo un gruppo di ragazzi francesi della regione del PACA che sono ospiti per la mobilità individuale di 15 giorni. Quindi i ragazzi francesi avranno facile. Sì, sì, sono qua. Vi fate vedere? Voilà. Ecco. I ragazzi hanno già diciamo, studiato, abbiamo visto alcune cose del documentario già in classe, però i corrispondenti aiuteranno poi loro nella decodifica successiva quando la faremo in classe. Grazie mille. Grazie a lei. Allora, gaudate, spero che gli italiani capiscano, perché è un po' difficile un film sulla storia. Ok? E allora... cominceremo il film. Vi ringrazio appunto dell'attenzione e io spero veramente di avere fornito, come organizzazione CAE di Palermo, diciamo, questo tipo di trasmissione di cultura. Grazie.